fare questo qui. Mamma mia, sono tornata da scuola, ho fatto un sacco dei compiti. E ora questo personaggio come lo imito? No, il peggio, non è possibile, solo a me questa cosa, solo a me. Come sapete, Funghetti, zia Nicole è stata tradita dal suo ragazzo. Andiamo a cercarlo, Nicole. No, io non lo voglio più vedere, mi fa schifo. Ti ho detto che mi devo vendicare. Missione amore. Dai, dopo facciamo un bel bagnetto. No, andiamo in piscina. Ah. Ma che è successo? Oh, arrivederci, ciao. Ma quella è Nicole. Oh, ma la lascia perdere mia ragazza. Oh, ma che vuoi? Ma che vuoi? Sta lontano dalla mia ragazza. Ma cosa vuoi? Papà Stefano. Ciao. Piacere, adesso io riposo un pochino. Ciao. Che hai bisogno per la crema? Ieri cosa ci fai qua in piscina con quest'altro? E io ho conosciuto Lorenzo e mi piace molto. Adesso facciamo delle sfide. Chi sarà migliore tra voi due? Vincerò io. No, io. Ciao a tutti, Funghetti e Funghetti, e benvenuti in questo nuovissimo video. Io? Parlo io o parli tu? Cioè, decidiamo. Ok, tu. Vabbè, allora parlo tu. Tu? No, tu. Ah, sapete cosa vi dico? Parlo io. Stiamo per fare una super mega sfida. Ok, potete continuare. Ok, grazie mille. Allora, ragazzi, dato che questi giorni è carnevale, abbiamo pensato di fare un video veramente particolare. In questo cestino, in questo... A carnevale un scherzo vale. Ah, questa battuta la faceva mio nonno 100 anni fa. Allora, ragazzi, in questo cestino, come vedete, ci sono tantissimi biglietti. All'interno ci sono dei nomi di vari youtuber, personaggi che voi sicuramente conoscete. Ecco, ad esempio, è uscito Stefano, il migliore. Beh, non esageriamo. Quindi ragazzi, a turno ognuno di noi sceglierà un bigliettino e si dovrà mascherare da quello che è appunto uscito nel bigliettino e noi dobbiamo indovinare chi è il personaggio. E come faccio a fare questo qui? E ora questo personaggio come lo imito? No, il peggio, non è possibile, solo a me questa cosa, solo a me! Ovviamente dopo che ci siamo mascherati dal personaggio che ci è uscito, chi sta seduto dovrà dare un voto e anche voi dovete scrivere i voti nei commenti, quindi sarete voi e noi a decidere chi sarà il miglior travestimento, giusto? Sì, okay. Esatto, quindi direi di iniziare. Possiamo iniziare. Decidiamo chi sarà il primo a mascherarsi. Ilari. Ok. Vediamo se riesce. Tanto questo. Sì. Da Ninna. Strano, era molto contenta, ma secondo voi chi è uscito? Non so, secondo me è uscito sicuramente Robby. Ora la vedremo che esce travestita da me. No. Non può non essere felice se uno si traveste da me. Era contenta, se si travestiva da te non sarebbe stata contenta. Come vedete ragazzi, qua abbiamo tutti i vestiti, sciarpe, cappelli. Abbiamo tutto per travestirci dai nostri amici. Quindi abbiamo tutto quanto per iniziare il gioco. Ah, ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanellina degli aggiornamenti. A dopo! Buono questo commento candela. Chi è? Aspettate, fatemi pensare. Io l'ho già vista, una del genere. Sì! La cantante dei Cugini di Campagna, quella di che hanno fatto Sanremo. Ma no! Oh, anima mia! Oh, no, non è quella. Mi ricorda una youtuber, ma ora non mi viene in mente chi! Sicuramente... Ah, è Sofì di Me Contro Te, sicuramente! Che cavolo, aggiunta! Vi do un indizio, ho 3 gatti, Willy, Pierino e Burro. Adesso vi dico il mio fidanzato, Matti, vieni qui! Ah, giusto, l'ho lasciato a casa. Io ho capito! Ragazzi, ho metto io il pulsante. No, è la pizzaiola sotto casa nostra. C'è una pizzaiola che... Uè, non avete capito? Beh, è facile, dai, capelli biondi, un fidanzato si chiama Matti, ho 3 gatti! Io sei Ninna, sei Ninna! È vero, Ninna. Allora, diamo i voti al travestimento di Ninna. Allora, il cornetto, la parrucca bionda. Io
7. Io un 7 e mezzo. Io gli do un 9. Io gli do un 7. Okay, quindi questo è il totale. Vediamo il prossimo concorrente. Macchiette, macchiettine. Macchiette, macchiettine. Allora, il prossimo concorrente sarà Robby. Quindi sono io? Posso scegliere un qualsiasi bigliettino? Beh, certo, sì, certo. Robby, ma non sbirciare, sbirciare. Non devi sbirciare. Se non posso sbirciare, come faccio a sapere? No, cioè non sbirciare prima, adesso puoi sbirciare. Ma voi non dovete guardare Dani, okay, Nicole, scusate, per favore. Scusate, ero troppo curiosa. Chiudi gli occhi. Metti la mano da sopra. Dai, non esagerare, devi fidare. E come faccio a fare questo qui? Mi devo travestire da Hillary, da una bambina di 7 anni, ma come faccio? Cosa potrei mettermi? Questo grembiule? No, non va bene, non è neanche abbastanza carino. Hillary mette sempre roba carina. Questo qui mi sembra molto più bello, ma è piccolissimo! So io come fare. 3, 2, 1. Ah! Ora sì che ragioniamo. Questo dovrebbe entrarmi. Per voi che sarà? Secondo me uscirà figlio Diego. Secondo me signoresse. Secondo me Sofia. Beh, allora non ci resta che vedere quanto sarà ridicolo Robby. Oh, se vedete in quanta che sto arrivando, Mamma mia, sono tornata da scuola, ho fatto un sacco di compiti che non avete neanche idea. Adesso però c'ho una fame. Papà dice sempre che devo stare a dieta, ma a me la dieta non mi piace. Ma mi piglio che in effetto al latte è il mio preferito. Oh, che buono. Davvero non ci posso credere, ok? Sta sempre con una merendina in mano. Ma non ci puoi credere cosa? Oh, che sto a fare la cosa perfetta io, Cioè, cosa dico, Hillary, secondo te chi è Robby? Perché mi ricorda tanto una persona qui vicino, però non voglio dire il nome. Io ho una mezza idea che potrebbe essere. Ok, io. Ma che non mi interessa, voglio prima finire la merendina, poi parliamo. Scusa, personaggio misterioso, ma non ce l'hai i piedi? Ma li fatti tu, non te li sai fare? Sì che ce li ho i piedi, ma non li mostro. Io Hillary! Quindi tu saresti lei? E sì che so io Hillary, che non mi riconosci? Ehi, io sono molto più bella. Questa innanzitutto è la mia lattina. E non ti prende più nei kinder. Allora, secondo me 20, no, da 1 a 10. Però bisogna dire che Robby è stato molto bravo, sinceramente. Io do un bel 9. 10, 8 e 9. Se io do anche un 10, poi lui avrà un voto troppo alto e poi io magari potrei perdere. Quindi, vabbè, 8. Robby, hai preso un voto altissimo. Mo che faccio? Me cambio? Guarda, sembra Robby, quasi che mi piaccio di più vestito così. Ma guarda, adesso sei Robby, non sei più Hillary. Robby, puoi anche smetterla di parlare in romano. Quindi, per favore, vatti a cambiare. Robby, io sono Hillary. No, tu sei Robby, lei è Hillary. Guarda, lei è Nin. Il mio zaino è più importante, quindi toglielo. Mi sbaglio, ho già fatto tutti i compiti, pure io ho fatto tutti i compiti, concorrente sono io, sarà Dani. Dovrò pescare un nome, sono davvero curiosa di chi posso uscire. Sapete cosa vi dico? Scelgo questo qui sopra, però voi non potete spiare, quindi vediamo. E ora questo personaggio come lo imito? Credo che sono in forte difficoltà, ho bisogno di un aiuto. Che aiuto vi servirebbe? Ho bisogno di un aiutante, quindi sceglierò proprio te. No, ma che significa un aiutante? Mica tu puoi avere una
altro personaggio. Sì, ho deciso. E poi non sono state stabilite delle regole, quindi... Stefano, vieni di lì con me. Ma secondo voi chi saranno quei due? Sono in due. Eh sì. Mi manca solo il pezzo finale. Guardate qui, dei baffi perfetti. Ora sì che sembra un uomo. Anzi, Papa Antonio. Giulia! Non trovo mai niente in questa casa. Forse è il momento di giocare un po' alla PlayStation. Amore! Amore, dove sta la PlayStation? Ma sempre a strillare, state! Ma che ne so io, ma sarà stato tuo figlio a mettere cose in mezzo, no? Comunque, io ho notato che stiamo facendo un video. Amore, ecco qua, ti ha raccontato la barba. Che ne so io dov'è il joystick? Sarà stato tuo figlio a mettere sempre in mezzo le cose, no? Io non lo so, che ne so dov'è il joystick? No. Comunque, stiamo facendo un video, quindi... Buongiorno, macchiette e macchiettine. E benvenuti in questo nuovissimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Ma... Stavo quasi per dire. Per me puoi rubare Sanino e Matti. Sicura? Sì. Non lo so. Guardate le scarpe che ha Stefano. E comunque facciamo una cosa. Per far capire chi siamo, canteremo la nostra canzone, ok? Ok. Aspetta che sono tutta scambiata. Aspetta. 3, 2, 1. Macchiette e macchiettine, macchiette e macchiettine, macchiette e macchiettine. Chiara! Chiara! Sei stata tu, Chiara! Figlia Chiara, vieni qua subito! Ho detto Chiara, Sì, l'ho sentito anche io! Ho detto macchiette e macchiettine, poi ho detto anche figlia Chiara! Ho capito! Ma non è Chiara! Credo a Papa Antonio. Sì. Papa Antonio, dammi una mano visto che sei un uomo, io sono una donna. Mi sono anche un po' spettinata. Fate un po' di spazio. Chiara! Chiara! Comunque ragazzi, date un voto ai vestiti di mamma Giulia e Papa Antonio. Mi raccomando, valutate anche che avevo i tacchi, mi sono spaccato un piede, un ginocchio, una gamba. Ma che te macchettine, porca miseria, quel pop. Allora. Io a Papa Antonio darò un 5 perché la spiegazione è Papa Antonio. Gli archini non ce l'ha. Ma quelli non si vedevano, avevo il cappuccio! Se vedevo io, scusa. Se vedevo io. D'accordo, forse non siamo stati poi così bravi. E tu invece, Nicole? Allora, Papa Antonio, do un 6. Vabbè. Mi rimane da votare Papa Antonio, che però in realtà è Dani. E se ne do un voto basso, si arrabbia tantissimo! Ti sento, quindi dai un voto alto. Ok. No, devo essere onesto! 2! 2? Va bene, Robby! Alla fine di questo video non saremo più insieme! Tanto hai già dato il voto a me! Adesso tocca a me! Ok, non devi sbirciare! No, io controllo che Hilary non sbircia! No, il peggio! Non è possibile! Solo a me questa cosa! Solo a me! Robby, ma secondo te è uscito? Secondo me gli è uscito Fabrizio, è il mio commercialista. Manco l'abbiamo scritto. Adesso ragazzi mi devo mascherare dal signoresse, cioè vi rendete conto? Come faccio? Il peggio. Allora ragazzi, io ho sbirciato un attimino e se non sbaglio ho letto una cosa che iniziava tipo con la S, quindi potrebbe essere Stefano. No, ma può essere anche Sofì. Potrebbe essere anche Sofì. Potrebbe essere anche signoresse. O Simone. O Sergio, però. Ma che state dicendo? Ci sono soltanto dei nomi degli youtuber. Video sono veramente brutti e farò chiudere il vostro canale. Adesso chi sono? Io lo so! È un buffo!
Lo volevo dire io. Gargamella. No, Gargamella non era blu. Non lo so comunque. Lui è Sofì quando si vuole ritruccare se sente capelli. No, non credo che Sofì si trucchi in quella maniera. No, ci vuoi dare un altro indizio? Ascoltatemi. Questa partita non è finita. Vinceremo noi questa partita. Non è finita. Siamo sempre. Ma che? Ci sono! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo è sicuramente lui. E siamo sempre noi e non molliamo mai, mai. Io, lo so io. Lo so. Va bene, parti tu. Aveva fatto la lampada nel centro estetico, si era bruciata. Nicole bruttissima. E io pensavo che venisse da un mondo fantastico dei puffi. Quindi non è Cristiano Ronaldo? No. Ah, ok. Che schifo. Allora, diamo un voto a questo travestimento di zia Nicole. Che veramente finale. Veramente brutta. Beh, io do un bel 9. È stata davvero brava. Anch'io 8 e mezzo. 10 e 9. Anch'io do un bel 9 a zia Nicole. Allora, dobbiamo decidere il vincitore. Quindi la somma dei voti che abbiamo dato durante questa gara farà modo da far uscire appunto il vincitore. Quindi ragazzi, il vincitore è... Signora S! Ha vinto zia Nicole! Lo sapevo, sono la migliore. E ovviamente un vincitore ha un premio, vero Ilari? Certo. Ma un premio di carnevale, non un premio normale. Il carnevale è rischiato male. Che cos'hai in mano, Ilari? Niente. Ok, allora io mi vado a cambiare, non ce la faccio più. Io mi vado a cambiare, ciao a tutti. Ciao. Come sapete funghetti, zia Nicole è stata tradita dal suo ragazzo. Dai, zia Nicole, entra. Io non voglio più vederlo. L'altra volta mi ha fatto stare troppo male, quindi non lo voglio più vedere, Ilari. Anche se ti ha tradito, ci dobbiamo vendicare. Ci dobbiamo vendicare, ti ha fatto piangere, ti ha tradito. Funghetti, questo è lo stabilimento, che è stata la prima volta che ho beccato Alessio tradirmi con Benedetta. Apposta non ci voglio più stare qui. E ci sono lasciati. Adesso funghetti, guardate questo video perché devo farvi vedere la rivincita di Nicole contro Alessio. Ci devo riuscire. Ma perché tu sei sicura che sono qui loro? Non ti preoccupare, io l'ho spiato tutto il tempo. Ho messo delle telecamere qua in giro e ho visto tutto, stanno qui. Va bene, ok, andiamo, mi hai convinto, andiamo. Aspetta, ci penso io. No, non lo voglio più rivedere, ci ho ripensato Ilari, non lo voglio più vedere, dai, va bene, andiamo. Andiamo a cercarlo, Nicole, dovrebbe stare qui vicino. Ale, grazie che l'altro giorno mi hai portato al cinema, sono stata un sacco contenta, soprattutto che tu mi hai scelto. Anch'io sono contenta di aver scelto te. Anche se mi dispiace un po' per Nicole, però è andata così, Ma sì, dai, te sei molto meglio di Nicole. Dai, andiamo a farci questa passeggiata. Dai, Nicole, dovrebbe stare da questa parte. Posso sapere che cosa hai in mente per vendicarmi? Allora, non ti preoccupare, ci penso io, seguimi. Qua, guarda che posso fare, guarda. Qui è bagnato, Ilari. Nicole, non ti preoccupare, io vado a cercare Alessio, rimane qua. Va bene, sbrigati però, Sì, ora arrivo. Speriamo che Ilari si muova perché io sto in ansia, sono agitatissima e lei non c'è, quindi sto da sola e non so che cosa ha in mente. Ilari! Non ho neanche il costume, adesso io come vado a casa? E dai, ti volevo fare una
uno scherzetto, eri un po' in ansia, quindi era solo uno scherzetto per svegliarti un po' il cervelletto. E quindi che fai? Mi bagni tutta? Adesso io con Alessio, come mi faccio vedere? Sei più bella con la maglietta bagnata, dai. Ok, andiamo a cercare Alessio. Missione amore. Missione amore. Ma chi è più brava a giocare a pallavolo, io o Nicol? Amore, ma tu sei ovvio che sei più brava a giocare a pallavolo di Nicol. Ma quindi sei proprio sicuro che tu a Nicol non ci pensi? No, assolutamente no, ho scelto te. Dai, continuiamo a giocare. L'abbiamo trovati. Adesso ci penso io. No, Ilaria, non lo voglio più vedere. Mi fa schifo. Mi fa schifo. Non lo voglio più vedere. Ti ho detto che mi devo vendicare. Adesso piangerà lui. Ale, che ci mangiamo stasera a cena? Boh, io volevo andare al Mac. Va bene. Se no, pure il sushi, non so. Boh, il sushi l'abbiamo già fatto l'altra volta. Semmai stasera due panini ci mangiamo così. Sì, dai. Vai, 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 vai. Ti stai bene oggi? Sì. Ma che cappuccella era? Guarda, guarda, eccoli, guarda. Lo vedo benissimo, guarda che fa. Adesso al suo tocca la vende. No, no. Ma che cosa è stato questo rumore? Ma c'era prima questo lettino? Dai Nicole, zitta che ti scoprono. Vieni un attimo, ti faccio mettere la faccia nell'acqua. Ma questo lettino che ce l'ha messo qua? Prima non ci stava. Boh, forse c'era, mi sa di sì. Boh, a me non sembra. Puoi fingerti il ragazzo di Nicole? Ma che ci va a fare la ruota? C'è da quando sono piccolo io. Oh, ma lascia perdere, per favore. Mamma mia. Oh, ma la lascia perdere, mia ragazza. Oh, ma che vuoi? Te non hai capito, questa è mia. Fermo. Nicola, ho preso un gelato. Ma ti sembra adesso il momento per mangiare un gelato? Che cosa ci devi fare? Non hai capito niente, è l'inizio della vendetta. Guardami, seguimi. Adesso dammi l'asciugamano, mi devi coprire bene. Ti devo coprire bene? Sì. Come? Così? Sì, così. Ok, adesso mi servirebbero degli occhiali. Sì, okay. Ma cosa ci devi fare? Uno scherzo ad Alessio. Quale scherzo, Ilari? Cosa vuoi fare con quel gelato? Bene, ora te lo dimostro. Pum! Signetti, volete questo gelato? Lo spalmo addosso a Alessio? Se lo volete, iscrivetelo al canale. Funghetti, iscrivetevi al canale, fate quello che vi dice Ilari. Ilari, sei pazza, non lo fare, sei pazza. Che buono questo gelato. Dopo ci facciamo quel bagnetto. No, andiamo in piscina. Ma che è successo? Oh, arrivederci. Ciao. Ma che è successo? Ma chi è che mi ha sporcato pure col gelato? Mo mi devo pure fare il bagno, no, basta il bagno, l'accio al mare, almeno te lo togli subito, andiamo, dai. Mi ha sporcato. Chi è stato? Se ti becco sono affari tuoi. Dai, amore, non ti preoccupare, ti aiuto io, andiamoci a sciacquare un attimo al mare. Mi becca. Ora ci giro così non mi vedono. Ok. Ilari, ma tu sei pazza? Per poco non ti ha beccato e mi sono dovuta nascondere per terra. Beh, volevi una vendetta? Questo è solo l'inizio. Senti, ti dico, è pure buono il suo gelato.
Ah, te lo mangi pure quel gelato. Madonna, ci è mancato il gelato oggi. Ma senti, ma ci vogliamo spostare un attimo da qualche parte? No, aspetta, mi un attimo asciugarmi. Ti asciugo io. Grazie. Ilari, guarda, lo sta anche asciugando con l'asciugamano. Non ti preoccupare, questo è solo l'inizio. Devo proprio ammelarlo. Funghetti, adesso arriverà il bello. Missione trova il ragazzo. Basta, Ilari, andiamo a casa, ti sei vendicata, anzi ci siamo vendicate. Ora basta. Adesso devo trovare una vendetta più forte per farlo piangere. Ehi, ho un'idea. Quale idea, Ila? Vedi quel bel ragazzo là? Sì. Ammazza, oh. Hai visto? Tostissimo. Dai, Franci, facci vedere due cose, dai. Facci il salto mortale. Ma che salto mortale? Dai, dai, facci vedere. Il salto mortale. Sì, sì, vogliamo, sì. Va bene, ve lo faccio vedere. Se può essere il tuo fidanzato, tra virgolette, per finta e far gelosire Alessio. Perché ti ricordi al cinema che mi hai raccontato che Alessio ha scelto Benedetta? Beh, sì, una buona idea lo è. Guarda quanto è muscoloso. Quindi adesso ci penso io. Seguimi. Vieni con me. Vengo con te. No, però io mi vergogno. Ragazzi, guardate che vi faccio vedere, guardate. Mamma mia. Guarda, come fai? Guarda, mamma, guarda qua, oh. Guarda. D'occhi verro. Ferro proprio. Tengo. Ciao. Io mi chiamo Ilari. Ciao, Ilari. Ilari, mi vergogno, dai, andiamo via, per favore. Vieni qua. Lei è mia zia Nicole. Ciao. Dai, Nicole, che c'è? No. Ciao. Senti, devo parlare con te. Dimmi. Allora, puoi fingerti il ragazzo di Nicole? Ma no, ma perché? Ma io ho già una fidanzata. Senti, bello, io ho bisogno che tu sei il ragazzo di Nicole. Ok, dobbiamo fare una vendetta, quindi tu ci sei, ho capito? Una vendetta? Ma io non so nemmeno di che parlate. Ma di che state parlando? Senti, mia zia è stata tradita dal suo ragazzo, quindi ora tu devi farlo ingelosire, ok? Allora dimmi, che cosa sai fare? Allora, io non lo so, io so fare le verticali, le ruote, non lo so. Le capriole? Le capriole, sì, le so fare. Ok, adesso, alzatevi in piedi, tutti e due. Il culetto, ok, adesso datevi la mano. Allora, vi dico io dove andare, da quel ragazzo bruttissimo con quei muscoli che sembrano spaghetti e quei capelli che sembrano dei spaghetti affilati che fanno schifo. Quindi andate da lui, con quella ragazza col costume nero. Ah, sarebbe lui il ragazzo di cui ti devi vendicare? Sì, è lui, fai vedere quei muscoli, dai, forza, passatevi davanti, forza. Ma quella è Nicole. Nicole, ma che ci fa qua Nicole? Oddio. E ora chi è il ragazzo accanto a Nicole? Non lo so, ma perché tu ti stai arrabbiando? Perché sta con un altro ragazzo. E a te cosa ti interessa? Chiedevo così per sapere. Così per sapere? Basta, fermi qua, qua va bene. Ilari, ma adesso che dobbiamo fare per farlo ingelosire? Adesso fai quello che ti dico io, ok? Allora, già ti dico, questa è la verticale, cioè questa è la spaccata, questa è la verticale e poi questa è la ruota e questo è la capriola, ok? Tutto chiaro? Va bene, tutto chiaro, farò quello che mi dici tu. Ma che ci vuole a fare questo? Se lo fa pure io. Ma che ti frega a te? No, vabbè, era per dire che la verticale la sono fa tutti. Sì, vabbè, però non guardare, cioè. Bravo, amore, bravo! Bravo, ragazzo di Nicola! Adesso fai questa. Ok?
ti ricordi che cos'è, vero? Dai, fammi vedere come fai la ruota. Bravo! 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 Ma che ci va a fare la ruota? Cioè, da quando sono piccolo io. Oh, ma lascia perdere, per favore. Mamma mia, oh. Ma che sei, geloso tante volte? Ma che geloso, perché la sanno fare tutti, è solo che si crede figo. Francesco, adesso dobbiamo concludere il piano. Dimmi quello che devo fare. Adesso devi usare queste due braccia muscolose e prendere Nicole in braccio e baciarla, ok? Va bene Ilari, se lo dici tu. Fammi vedere se sei muscoloso abbastanza. È abbastanza? Fai, no, fai altri due, così. Altri due, fai. Vai. Tu pepola, dai. Va bene? Okay. Dai, ci siamo, adesso puoi prenderla. Lo spaghetti. Un abbraccio. Amore mio, quindi mi vuoi prendere in braccio? Sì, certo, vieni, ti prendo in braccio io. Vieni tesoro, vieni! Arrivo! Come siete belli, Nicole e il suo ragazzo! Mazza! Quanto sono belli quei due insieme! Oh, ma la lascia perdere, mia ragazza! Oh, ma che vuoi? Te non hai capito, questa è mia! Fermo, fermo! Guarda, solo perché mi stanno a te! Lasciala perdere, devi andartene via! Solo perché mi stanno a te! Ma che vuoi? Stai lontano dalla mia ragazza! Oh, Ale! Ma tu cosa vuoi? Tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa significa? Devi starti lontano lui! Hai scelto lei, vattene, vattene! E quindi? E quindi non posso stare con un altro ragazzo? No, non ci puoi stare! No, non ci puoi stare! Hai capito bene! Tu c'è tra l'altro! Ale! Oh, mi spieghi cosa sta succedendo? Nicola, non puoi stare con un altro ragazzo! Perché? Che vuoi? Ma che vuoi? Speriamo che non si fa male a solo. Oh, questa non cosa fino a me. Ah! Oggi tutto a me. Francesco, Francesco, devi dire a Nicola che è la tua ragazza. Francesco. Ma questo non mi sente, o sta lì di là. Oh, ho capito, Ilaria, ho capito. Hai scelto lei, adesso rimani con Benedetta, io mi sono fidanzata. Ah, con quello tutto fumo niente arrosto, eh. Ma scusa Alessio, ma te che ti frega? Infatti io sono fidanzata e me ne vado con il mio ragazzo. Ciao bello! Ma Nicola, aspetta, oh dai, vieni! No Nicola, non andare, resta qua. No, 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 io vado. Ciao! Ciao, ciao! Dai Ale, basta, andiamo via, ancora la situazione sta facendo brutta, non mi piace, andiamo. Sì, no, no. Ale, a me mi sembra però che eri geloso, eh. No, non ero geloso, basta di queste cose. Non eri geloso, guarda come ti sei comportato. Ma non è... Nicola se n'è andata con un altro ragazzo, vedi? Sfigato, sfigato, loser, 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 sfigato, loser. Ilari, ma non ti ci mette pure tu, eh? Tu hai tradito mia zia e lei si è vendicata, ok? E si è fidanzata con un altro ragazzo. Adesso tu farai una brutta fine con me, ok? Dai, senti, andiamo via, per favore. No, ma Benedetta, lasciami da solo, non voglio stare con te. Senti Benedetta, ci vediamo stasera, però ora non mi parlare. Non ci devo parlare, andiamo per favore. No. Vabbè, sai che ti dico, ciao, ci vediamo stasera forse, eh. Ilari, ma chi è che è un nuovo ragazzo che sta ora con Nicole? Allora, dimmi una cosa, al cinema, chi avevi scelto, Nicole o Benedetta? È vero, ho scelto Benedetta, ma ora mi sto rendendo conto che forse ho sbagliato. Se vuoi essere il fidanzato di Nicole, glielo devi dimostrare. E cosa posso fare per dimostrarglielo? Senti, bello, al cinema hai scelto Benedetta, quindi ora ti devi conquistare Nicole da solo, bello, ok? Adesso, vai! Ok, adesso Nicole è stata vendicata e adesso, funghetti, ci vediamo domani per vedere come continua questa storia. Alessio! Adesso funghetti, fatemi sbrigare perché beh, devo aiutare Alessio e ne guai, ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao! Alessio! E mi raccomando, non fare come sempre, che corri, che scappi, che succede qualcosa che ti fa male. Mi raccomando, oggi stai calma in piscina, ok? Papà, non ho capito che cosa devo fare. Allora ti ho detto, non devi fare il bagno quando non te lo dico. Tuffa bomba! Mamma!
oggi faccio un bel guaio, lasciate un bel like. Ilari, forza, esci subito dall'acqua. Guarda, se non mi ascolti ti porto via. Te l'avevo detto subito, appena siamo entrati, ok? No, vabbè, non voglio uscire dall'acqua. Sono appena entrata, dai. Ilari, ti ho detto, vieni subito qui. Vieni qui, vieni. Ilari, guarda, non mi fare... Dammi la mano, dammi la mano, dammi la mano. Allora, ragazzi, mi raccomando, eh. Allora, oggi siamo tutto il giorno in piscina, però tu, attento con la palla, per favore. Per, guarda che ti sei fatto sotto l'occhio, ti prego. No, 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 no. Calmo, con calma. E tu, mi raccomando, stai al tuo posto. Hai capito? Mm. Papà Stefano! Ragazzi, mettiamoci di qua, c'è papà Stefano! No, 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 ragazzi, no, no, di qua, di qua. Ragazzi, c'è papà Stefano, quello dei video su YouTube, quello che vi piace. Andiamo. Ma chi è che strilla? Ma possibile, non mi posso riposare. Oh, è Ilari che strilla. Ma chi è? Ma che, perché fanno questo casino? Ma chi sono questi pazzi? Ma chi è quella? Forza, 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 forza. Mettiamoci qui. Voi adesso vi togliete tutti i vestiti, vi togliete le ciabatte, vi mettete la cuffia e vi fate il bagnetto qui, 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 eh. Non un metro più giù. Forza, forza, ragazzi, dai, andate, andate, andate. Va bene, ok, nella piscina dei piccoli. Ciao! E io guardo sempre i vostri video. Siete molto simpatici, mamma mia! Ciao, grazie che guardate i nostri video, piacere. Adesso io riposo un pochino. Ciao, grazie, grazie mille. Una bella giornata oggi, eh? Sì, il sole, il caldo, ci voleva proprio un po'. Oh, che bello! Piacere, Anna Maria. Se hai bisogno di qualcosa sono qui, eh? Che sta a fare questa con mio papà? Funghetti, la situazione è un po' strana. Mi aiutate a controllare? A cosa vuoi giocare? Ciao, come vi chiamate? Lorenzo. Rebecca. Posso giocare a voi, Rebecca e Lorenzo? Sì! Sì, va bene. Funghetti, però questa qua con la cuffietta rosa non è tanto simpatica, eh. Lorenzo, vuoi giocare a palla con me? Ok! Mamma mia, però io volevo giocare con mio fratello, invece lui gioca con Ilari. Mamma mia, ho mandato la palla all'acqua alta. Ilari, te la vado a prendere io. No, ma lì l'acqua è altissima, puoi rischiare di affogare. 3 metri sono. Io per te scalerei l'Himalaya. Ma che cos'è l'Himalaya? È una montagna altissima, non ci pensare, vado a prendere la palla. Ah, lui sì che è un grande uomo, non come Filippo che è il mio, diciamo, fidanzato che si innamora delle mie amiche. Perché ricordate l'ultimo video, guardate che cosa aveva fatto. Vediamo, obbligo. Bacia a chi vuoi tu. Darò un bacio a... Simona! Cosa? Che cosa stai dicendo? Mamma mia, mio fratello è andato per Ilari a prendere la palla. Per me non fa mai nulla. Mamma, però Lorenzo gioca sempre con Ilari e non gioca mai con me. Mamma, mamma, mamma. Sì, tesoro. Lorenzo gioca sempre con Ilari, però siamo venuti in piscina per giocare e lui sta con lei. E non ti preoccupare, tesoro, dai, adesso troverai un altro amico. Vai, vai, vai a nuotare che io qui ho da fare. Che hai bisogno per la crema? Che faccio? La spalmo io. No, no, non uso la crema, grazie, grazie. Ilari, Ilari. Ah, oggi una bellissima giornata in piscina. Ma quella è Ilari e sta con un altro ragazzo. Fammi andare a vedere chi è. Ma non vale, l'hai spinto! Aia, aia! Mamma! Lorenzo, eccomi, arrivo! Tesoro, ma che ti sei fatto? Hai capito? Senti, io ho detto, non c'entro niente. Vabbè, ma io qualcosa c'entro. Vabbè, ma non so, Ilari, abbassa la... Ilari, cosa ci fai qua in...
piscina con quest'altro. Sei tu che ti sei innamorato delle mie amiche. E io ho conosciuto Lorenzo e mi piace molto. Tu invece mi tratti sempre male. Sono io il tuo fidanzato e questo era dove è uscito. Questo si chiama Lorenzo e attento a parlare male di mio fratello. Vai a giocare dall'altra parte perché questa piscina è mia, di Lorenzo e di Rebecca. Ti sei comportato troppo male con me. Ilaria, adesso devi decidere tra me o lui. Funghetti, continuate a vedere il video perché io devo scegliere se è meglio Filippo o se è meglio Lorenzo. Sarete voi a decidere chi è meglio. Lasciate un bel like e scrivetelo nei commenti. Vincerò io. Vincerò io. Vincerò io. No, io. Vincerò io perché sono più forte di te, guarda qui. Vedi questo livido? Me lo sono fatto pugilato perché io faccio pugilato. Quindi vincerò io. Fermi, adesso facciamo delle sfide. Chi sarà migliore tra voi due? E funghetti, decidete anche voi qual è tra le sfide il migliore. Scrivetelo nei commenti e lasciate un bel like. Prima sfida, gara di nuoto. Vince chi arriva prima qui da me. Tanto vincerà mio fratello, ne sono sicura. 3, 2, 1, go! Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo! Chi vince il migliore? Vai, 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 vai! Mio fratello sta perdendo, devo intervenire. Sfida vinta da Lorenzo. Seconda sfida, gara di apnea. Quindi vince chi rimane più tempo sott'acqua. Vincerò io. Vincerò io. Sono io il migliore per Ilari. No, sono io. 3, 2, 1, via! Così, perché tanto se qualcuno bara. Ilari non ce la faccio più. No, Lorenzo è uscito per primo. Ha vinto, yuppi! Lo sapevo che era il migliore. Visto che siete pari, l'ultima sfida la decido io. Vince chi fa il tuffo più bello. Sono io il campione di tuffi. Non è vero, sono io il campione di tuffi. Inizio io, farò prima io il tuffo. Vuoi fare il tuffo per primo? Allora adesso ci penso io. Tuffo bomba! Ma non vale, l'hai spinto! Ai ai! Mamma! Che è successo? Che è successo? Ai ai! Sì, mamma, guarda, mi sono fatto male, mi esce il sangue, è tutta colpa di quel bambino. Ma chi? Filippo? Papà Stefano? Posso parlarti? Ilaria, che cos'è questo casino? Posso sapere perché c'è quel bambino che piange, la mamma si è arrabbiata e tu stai qui, mi spieghi cosa è successo? Filippo, per fare il suo il tuffo meglio di Lorenzo, l'ha spinto nell'acqua. Vabbè, ma perché l'ha spinto? Stavate facendo una gara? Qual era sì, il motivo? È una gara, chi è il mio fidanzato? Cosa? Ancora? Adesso anche due fidanzati, non te ne bastava uno? Papà Stefano, ho detto, vieni qua perché dobbiamo parlare subito. Hai capito che cosa è successo a mio figlio? È stata tutta colpa di Filippo, il fidanzatino di Ilari. Mio figlio era bravissimo e lui si è arrabbiato e l'ha spinto. Ha capito? Oh oh, mi sa che adesso litigano. Mamma, lascia perdere, mi fa male la gamba a me. Hai capito, papà Stefano? E questa è tutta colpa di Ilari, perché è stata lei a disticare che dovevano fare le gare da bambini. Non si fanno le gare da bambini. Hai visto cosa è successo? Innanzitutto, siamo calmi, ok? Se Ilaria dice che non ha fatto nulla, vuol dire che non c'entra niente. Ma che cosa stai dicendo, papà Stefano? Ma ti rendi conto di tutto quello che è successo? Ma come dobbiamo fare? Che cosa c'entra? Mi dispiace che sono male, io come faccio adesso? Mi accompagna? Ma non strillare! Andiamo all'ospedale! Ma non...
Sì, Lara, basta, basta. Che muscoli! Ragazzi, aiutatemi, ragazzi, ci vediamo domani, questo è un po', non lo so. Papà Stef?